Signore e signore, buonasera, vi saluta Dino Nebuloso e siete qui insieme a me al Papa Giovanni Paolo II di Pescara, dove state per assistere alla gara tra Teramo e Casalgrande, valido per la sesta giornata del campionato di 1 femminile. Il Teramo gioca a Pescara a causa indisponibilità del campo di Teramo. E quindi si sono trasferiti in blocco qui sul campo appunto del Papa Giovanni. Le squadre stanno per dare inizio all'incontro, c'è Casagrande che batterà il tiro d'inizio. Squadre che si presentano a questo incontro, il Teramo ancora a 0 punti, mentre il Casagrande a 6 punti ed è al secondo posto dopo aver battuto sia il Bolzano che l'Erice, due candidate alla vittoria finale. Il Teramo è schierato già in difesa, le ultime disposizioni da parte dei tecnici e stiamo per partire. Come dicevamo, subito in attacco il Casalgrande, soliti saluti e convenevoli di rito. Prime manovre da parte delle ospiti. C'è un movimento di incroci, parla la Marquez che passaggio troppo lungo. Riparte il Teramo. Casagrande in difesa semi avanzata. Manovra bene il Teramo. Prova il tiro, recupera e va a segno Labello. Teramo 1, Casalgrande 0. C'è un fallo che causa direttamente i 2 minuti di esclusione per la numero 30 Ciandarli. Quindi la palla che rimane sempre in possesso del Teramo, ma per i prossimi 2 minuti le padrone di casa giocheranno con una giocatrice meno. 2 minuti assegnati per contatto troppo irruento, una difesa troppo aggressiva, quindi mani molto alte a toccare il viso e questo il regolamento lo punisce con esclusione temporanea. Prova la Mamet, ma viene respinta dalla numero 12 Bordon. Nulla di fatto però in attacco anche per il Casalgrande, quindi riparte il Teramo. Questa volta il Casalgrande si schiera una difesa molto profonda. Una 3-2-1 molto molto accentuata. Vediamo come risponderanno le abruzzesi. Ancora c'è uno scambio, un incrocio al centro ed è via ancora fermata la Mamet. Addirittura difesa avanzata sulle ali, parte il Casagrande, una sorta di 1-5. Okay, ovviamente con l'uomo in più è un po' più semplice. C'è un chiamato il passivo, bisogna andare al tiro, prova la Mamet fuori. Riparte il Casagrande, prova la Marquez, tiro alto, nulla di fatto, non sfruttata la superiorità numerica da parte delle Emiliane e quindi il Teramo recupera secondi preziosi nell'attesa di tornare in parità numerica col rientro della Ciandarli che è ancora fuori per esclusione. Ancora difesa profondissima da parte delle Emiliane. Il
Teramo cerca qualche spazio, prova ancora, c'è un'incursione sulla sinistra, ma la Bordon si oppone benissimo. Cambio direzione, gol, ottimo l'azione personale della Mangone, che con un cambio di azione si è bevuta l'avversaria e è andata al tiro abbastanza agevolmente, e quindi pareggio 1-1. Prova a lasciandarli, ma ancora la Bordon respinge senza troppa difficoltà. Tiro alto ma centrale, quindi coefficiente difficoltà basso per il difensore del Casalgrande. Questa volta c'è un fallo in attacco. Intanto si è ripristinata la parità numerica e vediamo il punteggio 1-1. Sono trascorsi poco meno di 5 minuti. Passaggio sul pivot ed è gol. Buona l'intesa centrale pivot. Assegno la numero 18 Artoni. Ospiti in vantaggio 2-1. Manovra ancora il Teramo, tenta uno scalare la Ciandarli, non riesce. Palla persa, recuperata, ancora recuperata dal Teramo, che rimane in possesso di palla. Ancora difesa aggressiva sulla Ciandarli. C'è il fallo della Marquez. Non vengono ravvisati gli estremi per l'esclusione, quindi si continua con un semplice 9 metri. E fuori misura. Il tiro della Mamette. Ancora uno scambio, ma viene fischiata un'invasione. Il pivot del Casalgrande, l'Artoni, ha messo un piede sulla linea che delimita i 6 metri, quindi fischiato un fallo di invasione, palla persa dal Emiliane. Tornata in difesa più schiacciata del Casalgrande. C'è uno scambio ala terzino che non va a buon fine. Ma si libera la Ciandarli, ma ancora una volta la Bordon si oppone bene, nulla di fatto. Riparte in seconda fase, che si trasforma presto in azione manovrata da parte del Casalgrande. C'è un doppio cambio in attacco, rientra la Mangone. Viene chiamato uno schema da parte della Lusetti. C'è un accenno di reazione da parte dell'Artoni, ma chiede subito scusa e si danno anche la mano, quindi ricomposto immediatamente l'episodio. Ancora un'uscita al pivot a incrociare, palla un po' lenta in questa fase per le emiliane. Buona la difesa del Teramo, che sta andando in attacco molto aggressiva. E c'è Labellu che trattiene la Mangone. Esclusione per Labellu e veementi proteste del mister Labrecciosa, che viene a sua volta ammonito dall'arbitro. Quindi ancora una volta il Teramo in inferiorità numerica, con la palla in possesso delle biancorosse del Casalgrande. Ancora uno scambio sul pivot, palla che si stampa sulla traversa. Riparte in seconda fase, forse c'è un fallo di passi, però difatti l'arbitro lo sta segnalando, c'è stato passi ma successivo a fallo, quindi palla che resta in possesso del Teramo, che gioca sempre con una giocatrice in meno.
scontro tra la Mamet e la Marquez, ovviamente sportivamente parlando, due belle figure fisiche che si affrontano. Ancora un 9 metri per il Teramo. Ancora la Mamet, la Marquez si rinnova il duello. Ancora una volta la Marquez riesce a bloccare l'avversaria. E ancora una volta, questa volta, la Mamet sembra averne subito qualche conseguenza, probabilmente una botta al viso nello scontro col corpo dell'avversario, ma ovviamente un fallo assolutamente non cattivo, ma essendo la palla a mano uno sport di contatto è normale che sono episodi di ordinaria amministrazione. Comunque si riprende abbastanza presto la giocatrice del Teramo. C'è una palla prima persa, poi recuperata ancora dalla Di Prinzio. Prova a liberarsi a Ciandarli, cerca di alzarsi, forse commette passi, l'arbitro non rileva. Giocatrice a terra, ancora palla recuperata dal Casagrande. Non approfitta l'azione di ripartenza, subisce il fallo della Di Prisco. Attenzione, e l'arbitro punisce sia il fallo della giocatrice della Di Prisco che il fallo di reazione della Crese, e quindi fuori tutte e due per 2 minuti. Direi decisione salomonica da parte dei direttori di gara, una per il fallo, l'altra per la reazione, fuori tutte e due, e quindi si giocherà un po' più larghi, mettiamola così. Teramo in 4 e Casalgrande in 5. Vediamo con uno spazio più ampio cosa riusciranno a fare i ragazzi del Casalgrande. C'è un passaggio al pivot, cerca di liberarsi, viene contrata bene dalla Canzio, prova la Mangone, scarica sull'ala destra e si oppone benissimo la Bonacini, recupera Marquez. Intanto è rientrata la Bellu, quindi Teramo sono in 5, quindi parità numerica. Ancora c'è uno scambio, ancora un gioco sul pivot, recupera benissimo il Teramo, viene ripersa la palla della Chandler e ancora una volta Mamet recupera il pallone, cerca di liberarsi sull'ala, non ci riesce. Palarie, subisce fallo, l'arbitro dà il vantaggio, ma Murata la Chandlerly, cambio di direzione, la Palarie tenta di mettere all'angolo basso sinistro il portiere, ma tiro debole, palla che finisce di poco fuori, ma intanto va subito fallo. Ancora la Chandlerly, Palarie potrebbe passare al pivot, non lo fa, commette passi, parte la seconda fase del Casagrande con la Marquez che va sull'ala, passaggio lungo, occasione sprecata. Riparte il Teramo. Ancora il Teramo che sta manovrando. Prova la Palarie, ma ancora la Bordon si oppone benissimo, tiro angolato ma a mezza altezza, la portiera emiliana ci arriva con una certa facilità, tra virgolette, considerando la sua esperienza e la sua rapidità nei movimenti, quindi nulla di fatto. Teramo che ha avanzato la difesa, prova a giocare un po' più profondo, risponde il Casagrande con degli incroci. Prova a liberare sull'ala destra, ancora manovra sul centro, viene bloccata la Furlanetto,
Bella la finta, superata con una finta Labellu, che commette fallo in fase di tiro. Rigore per il Casagrande e, se non sbaglio, seconda esclusione da parte per Labellu, che rimane in campo, che rimarrà in campo quando rientrerà con un solo bonus dei 2 minuti, dopodiché non potrà più rientrare, che si può essere esclusi a pallamano per 3 volte per 2 minuti, però dopo la terza volta non si può più rientrare, bisogna essere sostituiti. Ed è la Furlanetto che realizza. Siamo a circa 18 minuti alla fine, Casalgande 3, Teramo 1. Il Teramo deve assolutamente migliorare la sua fase realizzativa, perché in 12 minuti ha segnato un solo gol. Questo non va bene. Ed è anche sfortunata la Palarie con la palla che si stampa sul palo ed esce fuori. Ancora un'azione vanificata. Riparte il Casalgrande, scarica la Mangoni, viene bloccata la Franco, rientra Lusetti al centro, riesce la manovra col pivot, ancora Lusetti che finta il passaggio, palleggio, si infila bene tra le maglie della difesa del Teramo e va a concludere in perfetta solitudine, portando a 4 i gol del Casagrande contro ancora l'unico gol del Teramo. Siamo giunti a 16:45 alla fine del primo tempo. Ricordiamo il punteggio: Casalgande 4, Teramo 1. Ancora molto, la difesa del Casagrande è molto profonda, approfittando della superiorità numerica. Prova a ribrarsi la Chandri, ma non ci riesce. Provano a scalare con la Mamet, che viene fermata. Si riparte da un semplice 9 metri. Prova il cambio di direzione, la Chandri viene, si gira su se stessa, di nuovo bloccata, ha provato a girarsi su se stessa, non c'è riuscita, viene stata ben fermata l'avversaria. Ancora una difesa molto aggressiva del Casagrande, questa volta è della Crese che recupera palla sui 9 metri e si fa tutto il campo e va a concludere, portando a 5 i gol delle ospiti del Casagrande contro l'unico gol ancora del Teramo. Prova ancora la Mamet, ma questa volta il tiro è fuori misura. Riparte ancora il Casagrande, Mangone scarica il tiro, entra bene in area la Furlanetto, che non trova nessun ostacolo davanti a sé, va a concludere. Time out chiamato da Serafino Labbreciosa sul punteggio di 6-1 in favore del Casalgrande quando abbiamo giocato 15 minuti del primo tempo. Teramo che denota dei limiti in fase conclusiva, sicuramente hanno pesato i 2 minuti subiti, permettendo al Casagrande una difesa molto avanzata, molto aggressiva, che ha reso veramente difficile la vita in attacco delle ragazze di Teramo, ma anche quando hanno avuto la possibilità di concludere si sono trovati di fronte la Bordon, che ha vanificato quasi tutti i tentativi delle avversarie. Quindi riprendiamo, siamo giunti a 14:54 alla fine del primo tempo
con il punteggio di Teramo 1, Casalgrande 6. La Pararia è al centro dell'attacco, Chandarli, Mamet, prova a liberarsi e ancora una volta la Bordoni con un bellissimo lancio, lancia la Crese che questa volta va fuori misura e le ragazze del Teramo anche quando riescono a liberarsi poi trovano un signor portiere di fronte che è un ulteriore ostacolo, ulteriore coefficiente di difficoltà e vanifica le loro intenzioni di gol. D'altra parte il Casagrande sta sprecando anche lui qualcosa come il contropiede appena visto, ha provato dall'ala il Teramo ma non c'è stato verso, si è opposta ancora una volta la Bordon. Prova lo scambio, Casagrande questa volta perde palla la Marquez, va la Lanfranchi in contropiede, subisce fallo. Prova, accende un cambio di direzione la Pararia, non gli riesce, si riparte ancora con la Mamette, tenta il cambio di direzione sull'ala e ce la mette dentro, finalmente sblocchiamo la situazione. Chiara Canzio. Ma di nuovo la Furlanetto che ristabilisce le distanze, 7 Casalgrande, 2 Teramo. E la Chandarli trova l'attimo giusto, il momento giusto per sorprendere sia la difesa che il portiere e porta a 3 i gol del Teramo. Segni di risveglio da parte delle padrone di casa. È evidente che c'è una difficoltà oggettiva andare a concludere, però pare che qualcosa si stia muovendo, qualche situazione migliore si stia creando. Speriamo bene per le ragazze. È buonissima la parata di Franceschini, ma c'è una palla persa in seconda fase. Vanificata la parata della Franceschini, quindi Casalgrande che torna in possesso di palla e torna a manovrare in attacco. Mangone e Lusetti si cambiano posto. Prova la difesa più profonda anche il Teramo. Risponde il Casalgrande facendo uscire il pivot in manovra. Lusetti forse commette passi. Aveva comunque fischiato passivo, entro 4 tiri bisogna tirare, va la Mangone, fuori, subisce fallo, ma credo che sia rimasto solo un passaggio, un tiro per il Casalgrande prima di perdere palla per il passivo. Prova il passaggio al volo sulla Lusetti, non riesce, sulla Furlanetto scusate. Riparte il Teramo in seconda fase, Chandarli, tiro, cercava l'angolo alto a destra, alla sinistra del portiere, ma la palla sorvola di poco l'incrocio dei pali e finisce fuori, quindi fermi sul 7-3 in favore delle ospiti. Manovra ancora il Casagrande, Marquez perde palla,
Vediamo se il Teramo ne approfitta, per poco la palla non veniva carpita dalla Crese. Comunque Teramo in attacco, siamo giunti a 10 minuti alla fine del primo tempo. Prova Mamet e gli vengono fischiati i passi perché obiettivamente c'erano. Ancora Lusetti, la Marquez, doppio pivot per il Casalgrande. Prova, c'è un tentativo di lanciare l'ala, non è riuscito, palla troppo alta. Riparte in manovra il Casalgrande, ancora uno schema chiamato. Ancora il pivot che esce, prova la Lusetti. Marquez, tiro e gol. Buona la velocità di esecuzione. Casalgrande a 8, Teramo 3. Prova la Lanfredi ma viene fermata. Cambio in porta al Teramo, entra la Galletti. Chanderly, Palarie. Fermata, palla persa, va la Marquez da sola e segna. Travolge la Galletti, ma niente di preoccupante. Però 9-3, sono 6 gol di stacco tra le due squadre quando siamo a 8 minuti e 30 dalla fine. Anche il Teramo prova il doppio pivot, vediamo se va per la Palarie. La Canzio, gol! Buona l'azione dello scalare, buono il movimento delle due giocatrici estreme del Teramo e ovviamente buona realizzazione della Canzio. Furlanetto cerca di libera la Crese, ma la palla, il gioco è stato fermato prima. Difatti l'arbitro si è recato sul punto di battuta per il fallo subito dalla Furlanetto prima del passaggio. Prova Lusetti, tenta di liberarsi, ma c'è un fallo subito prima che tirasse, perché altrimenti sarebbe stato passi. Riparte con la Marquez, cambia direzione, ancora Lusetti, alzato il passivo, Furlanetto, fuori. Ancora la Palarie, la Canzio, tenta, stavo dicendo forse, ma in realtà poi ha commesso sfondo. Stavo per dire forse commette sfondo, ma la c'era. E quindi però il gioco in questo momento si è interrotto per un time out richiesto dal Casalgrande. Time out chiamato a 7 minuti alla fine, ricordiamo il punteggio: Teramo 4, Casalgrande 9. Casalgrande ha due belle bocche da fuoco che sono la Marquez e la Furlanetto, ma si può dire che è una squadra anche abbastanza completa, perché anche con la Mangone, con la Crese e la Lusetti, insomma, diciamo che è ben coperta in tutti i ruoli, per non parlare in porta con la Bordon che effettivamente fino adesso è stata anche lei protagonista della partita, bloccando diverse conclusioni delle giocatrici di casa. Si riprende con la palla in possesso delle ospiti. C'è un cambio pallone. Forse si sarà bagnato col sudore l'altro. Ripartito il gioco.
palla che finisce lateralmente. Rientra Labellu a pivot, Mamet si sposta al terzino destro, Palaria al centro, Chandler al terzino sinistro, Lanfranchi e Canzio come ali. Prova la Mamet, forza un po' il tiro e tira addosso alla Bordon. Casagrande che riparte in seconda fase, palla alla Marquez, Lusetti, Crese, pallonetto, gol. Bella l'azione di seconda fase del Casagrande. Buona anche la conclusione della Crese che con un morbido pallonetto supera la Galletti e porta a 10 i gol della sua squadra contro i 4 del Teramo a 10 minuti alla fine del primo tempo. Però la Chanderly, non viene fischiato il fallo, ma c'è la Crese che va di nuovo in contropiede e conclude. Non è stato ravveduto fallo da parte degli arbitri, quindi la palla non si è interrotta, il gioco non si è interrotto, palla che torna in possesso a Casagrande, che porta 11 i suoi gol, contro sempre i 4 del Teramo, quindi meno 7 per le padrone di casa. C'è Anderli, Palaria, prova il cambio di direzione, tiro, palla deviata e si riprenderà con un tiro d'angolo. Con la Palaria prova ad alzarsi, ma risponde la Bordon, fischiato un fallo in fase di tiro, quindi si riparte dai 9 metri. Ancora Palaria, tenta di sulla Chanderly, finta, passaggio alla Palaria, vediamo Canzio se riesce ad andare, ancora precisissima nelle sue conclusioni Chiara Canzio, porta 5 i gol della squadra, considerando che ne ha fatti 3 solo lei, ma risponde benissimo il Casagrande con l'Artoni. Punteggio 12-5. Ancora un'occasione per il Teramo con la Mamet. Viene fermata prima del tiro. Si riparte con un 9 metri. Prova, tenta una finta alla Palaria, non gli riesce, la Chanderly chiama l'ala, ripassa al centro, Palaria, prova ancora Canzio, tenta di liberarsi, prova il tiro, ma l'arbitro interrompe l'azione fischiando il fallo subito dalla Canzio, che aveva anche commesso passi, quindi in questo caso la palla resta in possesso al Teramo, ma il gol viene annullato. Palaria ancora... Lanfredi, Palarie si oppone benissimo alla Bordon, Marquez cambia direzione, Marquez cambia direzione, ottimo il tiro, cioè ottima la finta, tira addosso al portiere, poi la Galletti respinge, ancora un tiro addosso, anzi commessa invasione nel cambio di fronte, fallo da rigore subito dalla Chanderly e ai 7 metri la Palaria. Palaria contro Bordon, 12-5 fino adesso ed è gol, 12-6, siamo a 2 minuti e 40 dalla fine. Vediamo in questi 2 minuti se il Teramo riuscirà ulteriormente a ridurre lo svantaggio. Recuperata palla, seconda fase, la Canzio tenta un tiro col passo lungo, ma subisce una spinta in fase di tiro e questo comporta rigore a favore del Teramo, esclusione di 2 minuti per la Mangone.
siamo sul 12-5, 2 minuti e 10 alla fine. Rigore per il Teramo. In porta nel frattempo è entrata la Bonacini. No, c'è un cambio di decisione. Non. Avevamo tutti inteso rigore, ma evidentemente abbiamo mal interpretato la decisione degli arbitri. Ci sono sì 2 minuti, ma non c'è il rigore, quindi palla che riparte dalla Bonacini. Casagrande in soluzione extra player, quindi fuori il portiere, dentro il settimo giocatore, in questo caso la Marquez. No, chiedo scusa, sono uno in meno, quindi ripristino la perdita numerica senza portiere. Marquez prova ancora, la Marquez, tiro alto, un minuto e 30 alla fine, cerca in velocità il Teramo di recuperare qualcosa. Palaria, cambio di direzione, tiro, fermata con un fallo semplice, quindi punizione da 9. Casagrande con un uomo in meno, vediamo il Teramo se sfrutta questa superiorità numerica. Sarebbe importante adesso segnare un gol, almeno per avvicinarsi un po' di più alle avversarie. Vediamo se sfrutteranno la superiorità numerica. Ma si impappano un po' tra di loro, non c'è un'intesa tra Chanderly e la Bellu, si sovrappongono, occasione e tempo sprecato. Riparte ancora l'azione, tenta un tiro improvviso che segna la Chanderly, benissimo, un tiro fil di traversa che è rimbalzato in aria, dentro la rete, quindi gol assegnato al Teramo. Siamo agli ultimi 30 secondi, 12-7. Prova passaggio. Va la Lanfranchi, contropiede. E gol! Tempo fermato, gol convalidato e fuori per 2 minuti la Orlandi. Quindi palla persa dal Casalgrande, contropiede da Lanfranchi, gol e fuori per 2 minuti la Orlandi. Quindi ormai siamo a meno di 2 secondi alla fine. Prova il tiro della disperazione la Mangone, ma non ci sono problemi per la Galetti. E finisce il primo tempo con il punteggio di Teramo 8, Casalgrande 12. A causa delle esclusioni subite alla fine del primo tempo, prova l'ingresso in area la C'è stata una traversa. Ancora Chanderly. Di Prisco. Ed è gol della Chanderly. E siamo a meno 2. Forza ragazze. Torna in parità numerica il Casalgrande. Buonissima la lezione delle ragazze di Teramo, che hanno affrontato l'inizio del secondo tempo con grande veemenza e, approfittando del giocatore in più, sono riuscite a portarsi a meno 2. C'è un fallo subito dalla Mangone, si riparte da un 9 metri in favore delle ospiti. Però la Mangone il tiro e
becca l'angolo basso alla sinistra della, del portiere del Teramo, ma risponde benissimo il Teramo con la Di Giulio, sempre a meno 2, 13 Casalgrande, 11 Teramo. Partita che, come detto, si sta riaprendo. Teramo ha aumentato l'intensità in difesa e si vede. Prova, cerca di trovare spazio Casagrande, ma le maglie della difesa del Teramo si stringono, quindi non c'è spazio per le giocatrici in maglia biancorossa. Tenta di liberarsi la Giombetti, ma non c'è, e anche il tiro a mancone viene deviato in angolo. Anzi, era la giocatrice, era la Franco, non la Giombetti, chiedo scusa. Prova Fornetto con un tiro, prende l'esterno della rete, quindi azione che si è conclusa con un nulla di fatto, per cui sul punteggio di 13 per il Casagrande, 11 per il Teramo, palla in possesso ancora delle padrone di casa e si riparte. Mametti, Di Prisco, Ciandarli, il trio centrale d'attacco del Teramo. Prova a liberarsi con passaggio sulla Canzio, ancora la Mametti, cerca di liberarsi, palla intercettata, ancora recuperata la da Di Prisco. Chiamato il passivo, e questa volta il tiro della Ciandarli, ma subisce fallo, ma siamo sul limite del passivo, quindi... Anzi no, c'è una deviazione, quindi un tiro d'angolo. Prova la Ciandarli, un tiro difficile, ma le esigenze del passivo non permettevano altro. Bisognava rischiare. Riparte il Casagrande, Mangoni da sola. Da sola la Franco, non lascia scampo nel ruolo di pivot. Casalgrande a più 3. Di Prisco, Ciandarli, Mamette, Canzio, e questa volta il tiro di Chiara finisce di pochi centimetri oltre il palo più lontano. Furlanetto, Mangone, Lusetti, e c'è il gol della Giombetti, a cui risponde subito la Ciandarli con una bordata dai 12 metri, 11 metri, sempre più 3 Casalgrande, 15 Casalgrande, 12 Teramo. C'è un taglio della Giombetti che viene lasciata colpevolmente libera sui 6 metri e non ha difficoltà a metterla alle spalle. Del portiere del Teramo. Fallito l'intervento, c'è la possibilità di uno spazio al centro. Cerca spazio la Di Prisco, ma la Mametti, chiedo scusa, non c'è stato spazio. Riparte lo scalare, buona l'azione da Ciandarli sul passaggio per Sara Macrone, che non sbaglia in posizione di pivot, riaccorce nuove le distanze, 16 Casalgrande, 13 Teramo. Schema chiamato dal Casalgrande, vediamo se anche questo schema comporta l'uscita del pivot dai 6 metri. Palla alla Lusetti, Furlanetto, tiro e gol.
schema non molto complesso, è basato tutto sulla forza e potenza di tiro del Furlanetto, mentre niente in porta la Franceschini per il Teramo, ed era uscita la Galletti che era in porta finora. Di Prisco cerca di insinuarsi tra il secondo e terzo difensore del Casalgrande, ma subisce fallo. 9 metri già battuto. E c'è un'uscita della Furlanetto che anticipa bene il passaggio della Chanderly sulla Di Prisco, e quindi va a concludere in solitaria e riporta a più 5 il punteggio, 18 Casalgrande, 13 Teramo, 21 minuti ancora da giocare. Di Prisco, Chanderly cerca il tiro e lo trova, bello, sorprende la Bordon nel suo angolo alto a sinistra, proprio sotto il 7, palla molto precisa, e risponde la Mangone nella stessa maniera, altra porta ma sempre sotto il 7, tiri di precisione che lasciano poche possibilità ai portieri di intervenire. Un po' lenta in questo momento l'azione del Teramo, gran mucchio di giocatrici al centro, cerca di liberarsi la Chanderly ma tirando da ferma è un po' più complesso il movimento, quindi palla meno veloce, più possibilità come in questo caso per il portiere di respingerla, e quindi si riparte di nuovo con la palla in possesso delle emiliane. C'è un passaggio dietro le spalle della Lusetti che non trova la compagna che era già andata avanti, quindi palla persa dal Teramo, dal Casalgrande. Riparte il Teramo con un passaggio al Piotto, intercettato da Marquez. Delizioso il pallonetto della Lanfredi che senza troppo sforzo va di giustezza e supera la Bordon con un pallonetto bello e anche morbido. Comunque 19 Casalgrande, 15 Teramo. Tenta il Teramo di avanzare la difesa ma la Mangoni sfrutta bene la sua agilità, si insinua bene tra le maglie a difesa del Teramo e va a concludere, e subito il mister Labricciosa richiama le sue, perché in una difesa così avanzata ovviamente non bisogna lasciare possibilità alle avversarie di entrare, perché poi altrimenti dietro non c'è più nessuno a difendere e si rende facile vita alle attaccanti. Quindi difatti dai gesti che vedo sta richiamando una maggiore mobilità sulle gambe, tenendole più basse e più reattive, evitare di stare in piedi e dritte perché altrimenti si ha meno reattività sui cambi di direzione. Siamo a meno di 19 minuti dalla fine, 18:51 per la precisione. E il punteggio in questo momento vede il Casalgrande con 20 gol contro i 15 del Teramo. Siamo ripartiti. Thank you.
Ripisco fa viaggiare la squadra, Canzio risale, riprende la palla, cerca spazio a pivot, non lo trova, subisce fallo. Punizione da 9 già battuta, ancora la Chandler, di Prisco, scarica sulla Canzio, vorrebbe lo spazio, forza un po' il tiro perché aveva perso lo slancio e la tira addosso alla Bordon, mentre la Marquez riesce a, c'è un cambio, a passare all'ala, ma c'è un cambio di direzione, palla opposta, ma ricompone il gioco il Castelgrande mettendo ordine. Rientra Lusetti al posto della Marquez. Ancora lo schema con l'uscita del pivot dai 6 metri. Lusetti, doppio pivot in questo momento. Mangone, scambia con la Furlanetto. Ancora Lusetti, tenta l'ingresso. Riesce a trovare lo spazio ma non la porta perché la tira fuori. Bello il contropiede sulla Lanfranchi e la Bordon chiude bene. Chiude bene l'iniziativa dell'ala Teramana. Rubano ancora la Chanderli, prende un colpo ma continua l'azione la Memet, ridà ancora a Lanfranchi e questa volta non sbaglia. Doppia occasione per Lanfranchi, una, no, una parata, l'altra no, è andata a rete. E siamo 20 a 16, sempre in favore delle ospiti. Ancora uno schema con il pivot, non l'ha impegnato, rientra il pivot ma viene ovviamente fischiato un fallo di passi alla Lusetti, il luogo di battuta era quello quindi presumiamo sia stato quello. Prova il tiro la Prisco, palla deviata dalla difesa quindi angolo già battuto. Rientra la Canzio, Mamet, scarica sulla Canzio che non ha ancora ripreso posizione, la Mamet non se n'era accorta, difatti lascia la palla dove doveva starci la sua compagna Dala, ma la Canzio stava rientrando da un cambio e quindi palla fuori. Riparte il Castelgrande sempre col suo trio centrale, Furlanetto, Lusetti, Mangone. Teramo in difesa molto avanzata, Furlanetto non trova spazio, bloccata sul pivot, la palla non viene recepita dalla compagna sui 6 metri, palla che si perde in mano al portiere, riparte il Teramo, Chanderli prova la finta, lasciano giocare gli arbitri. Riparte l'azione, sempre la Chanderli, la Di Prisco, prova l'azione personale e palla che sorvola la traversa e quindi rimessa della Bordon. Riparte la Mangone, cerca di dare la palla al pivot, non riesce, riparte la seconda fase del Teramo, la Chanderli manovra per la Mamette che entra in area. Ed è anche sfortunata ma subisce fallo, viene toccata in fase di tiro, per cui rigore per il Teramo. La palla si è persa nei meandri del palazzetto, viene recuperata. No, era finita sotto il tabellone. E quindi viene recuperata dalla Chanderli dai 7 metri, tiro gol. Siamo 14-23 dalla fine, 20 Teramo e 20 Castelgrande, 17 Teramo. Lusetti recupera pallone, Furlanetto, scambio con la Mangone, Lusetti tende il cambio di direzione, recupera benissimo il Teramo, vediamo se riesce il contropiede a Lanfranchi, Chanderli, cambio di direzione, no,
Non riesce, va alla praria, vediamo se sulla mamette, tenta l'azione personale e la conclude bene. La conclude bene, quindi Teramo che si rifà sotto, meno 2, 20-18 fuori dagli ospiti e time out chiamato dal mister del Casal Grande. Il Teramo ha recuperato una fase di stanca, era un po' andato un attimo in confusione sbagliando un po' di tiri, poi nelle ultime azioni si è ripresa bene e si è riportata sotto, meno 2, a 13:40 alla fine, la partita è ampiamente in discussione. Sembrava a metà del primo tempo che si avviasse verso un destino di sconfitta, visti i 7 gol di vantaggio delle emiliane, ma poi i ragazzi di Teramo hanno avuto l'orgoglio, lo spunto e la forza di ritornare in partita e adesso meno 2, ancora tutto da giocare, e ci auguriamo concentrazione e soprattutto meno errori in attacco, perché la squadra è viva e vivace e ce la può fare. Si riprende con il Casal Grande in attacco. Mangone, la Furlanetto, prova la Mangone, azione personale e ancora una volta sbaglia la misura, buonissimo il contropiede, è sfortunata, sfortunatissima la Macrone che si è trovata la palla sui 6 metri dopo un bellissimo lancio della Franceschini. Però ha preso il palo esterno, la palla è finita fuori, peccato, poteva essere l'occasione per tornare a meno, per portarsi a meno 1. Anche la difesa del Teramo sembra efficace perché non dà spazio agli avversari. Prova la Franco, la Mangone, buona la parata della Franceschini, ma viene fischiato un fallo, quindi 9 metri per il Casal Grande. Cusetti, Mangone, viene toccata, attenzione, vediamo l'arbitro. Due minuti per proteste da parte del mister Serafino, la Brecciosa, la sua irruenza e vivacità gli causa un'esclusione per due minuti e dovrà ovviamente uscire una sua giocatrice. La Mangone era andata a terra, l'arbitro pensava avesse bisogno di cure sanitarie, ha chiamato i sanitari e questo comporterà che la Mangone non potrà rientrare per i prossimi 3 attacchi. Nervosissimo la Brecciosa. Questo però ha causato l'esclusione di una sua giocatrice. Ottima la Franceschini che si oppone benissimo al tiro della Franco. Vanificata la prima azione in superiorità numerica del Casal Grande. Siamo a 11:40 alla fine, 18 Casal Grande, 20 Casal Grande, 18 Teramo, meno 2, forza ragazze, anche con uno in meno non dobbiamo disunirci.
tiene palla bene il Teramo. Castelgrande resta abbastanza fuori in difesa, prova la palarie. Mamet, palarie, viene alzato il passivo, prova la palarie, gli vengono fischiati i passi, quindi palla persa. Attenzione a ricomporre subito la difesa perché... Bellissima! La Chandler che prende palla, la passa ancora... C'è stato lo scambio con Lanfranchi, poteva ridarla a Lanfranchi, ha invece preferito manovrare, per subito fallo, ma se la ridava la sua compagna di squadra, la Lanfranchi sarebbe andata al tiro libera. Ancora, prova l'ingresso sulla Mamet, palla persa, recupera, va in contropiede l'Arto e non lascia scampo. E siamo a 10 minuti alla fine, 21 Castelgrande, 18 Teramo. Rientrata la Macrone, quindi parità numerica. Prova la palarie, non c'è spazio, riparte sulla Chanderly, doppio pivot. Forse un po' troppo vicine le due giocatrici di linea. Riesce la Mamet, quindi ancora la Chanderly. Subisce fallo. Prende un colpo al viso da parte la Marquez, che subisce un'esclusione per 2 minuti. Fallo non cattivo, però. Da un po' di anni a questa parte ogni colpo al viso dato a un avversario corrisponde un'esclusione di 2 minuti, e gli arbitri non hanno fatto altro che applicare il regolamento, e questo ovviamente sta rendendo la pallamano uno sport molto, molto meno pericoloso rispetto a quanto fosse una volta. Prova ancora la Canzio, questa volta la Bordon non si fa sorprendere, gli para il tiro con l'anca e c'è il Catagrande che gioca per compensare la giocatrice in meno, tira via il portiere, quindi porta vuota per il Catagrande e parità in campo. Ancora la Mangone per la Franco che si alza, tira, ma la Franceschini si risponde bene. Parte la seconda fase del Teramo con la palarie, Chanderly cerca sulla avversaria, ci riesce, ancora la palarie, dovrebbero scalare sulla destra dove c'è la Canzio libera, ma la palla viene malamente persa, occasionissima, sprecata, peccato, peccato perché il Teramana erano con un giocatrice in più, ma c'è stata una palla persa banalmente, contropiede della Franco, quindi gol per le avversarie. Peccato, queste sono occasioni fondamentali, con un giocatore in più non devono essere commessi questi errori, purtroppo è successo, e quindi gol per le avversarie. Ancora la Canzio che si libera e segna sul passaggio della palarie. Siamo a 7:45 della fine con il punteggio di 22 Castelgrande, 19 Teramo. Le ragazze abruzzese non riescono a superare il gap dei meno 2, vengono ogni volta respinte in basso dalle avversarie. Siamo a 7:25 alla fine, forza ragazzi. Attenzione alla Mangone che ha una buona... Mari si oppone benissimo alla Franceschini. Pretende un fallo la Mangone, ma effettivamente non c'era nulla, do ragione all'arbitro in questo caso. Palarie prova, ma commette passo non sapendo a chi passa la palla, riparte subito il Castelgrande in contropiede con la Orlandi che va a concludere,
e riporta 4 gol di vantaggio per le ospiti. Persi due palloni preziosissimi in attacco dal Teramo nelle ultime due azioni. Ancora la Palarie, ma si oppone bene la Bordon, che lancia la Orlandi. Ancora una volta palla forse troppo lunga, tenta la disperata un colpo sotto sulla palla, ma niente di fatto. Palla ancora al Teramo, potrebbe approfittare della difesa del Casagrande, non schierata, va la Chanderly, missile ma deviato, quindi si ripartirà con un tiro d'angolo da parte della Canzio. Canzio, Mamet, attenzione a questa palla, Palarie, Chanderly, Lanfranchi, c'è un taglio della Mamet, prova la Chanderly, passaggio Mamet non va, però viene disturbata in fase di passaggio, quindi 9 metri. Esce palla. Sembrava fosse del Teramo, ma evidentemente è stato un ultimo tocco da parte di una giocatrice del Teramo. Non c'è stata nessuna difficoltà della Artoni per ma gol non ha segnato, invasione, fischiata invasione alla Orlandi, quindi gol non valido, però la mette, cerca ancora di ingenuità della Mamette, si lascia sfuggire la palla, la Canzio tentando di assolgare l'avversario la abbraccia in fase di slancio e questo gli comporta automatica esclusione per 2 minuti. Occasioni perse così alla fine della partita, conteranno nell'economia del risultato e siamo a 4:40 alla fine, 19 Teramo, 23 Casalgrande. Mangone, Urlanetto, ancora Mangone, forse riusciamo a prendere un pallone, ancora Mangone si lancia e recupera il pallone, non lo perde, Furlanetto, palla deviata, recupera Franceschini, prova il lancio lungo sulla Macrone che può recuperare la Palarie, Chanderly, vediamo se riesce ad andare, si libera, gol! Buono lo scavalcamento della Chanderly, ma riparte immediatamente il Casagrande con l'Artoni che va a concludere in ottima azione, ma l'arbitro si avvede della trattenuta operata da Lanfredi e quindi prende 2 minuti da Lanfredi. 3:45 alla fine, 20 Teramo, 24 Casalgrande. Teramo con 2 giocatrici in meno, diventa complicatissimo adesso gestire la palla, prova la Palarie con tiro alla distanza, non va fuori, prende il Casalgrande, potrebbe manovrare ma preferisce liberare per il tiro. Furlanetto, cambio direzione, tiro gol. Più 5. 3 alla fine, si riducono al lumicino le speranze per le ragazze del Teramo per recuperare la partita, anche perché stanno giocando con 2 giocatrici in meno in questo momento per via delle esclusioni, quindi diventa molto complicato andare a realizzare. Ancora la Palarie,
cercano di fare un po' di gioco, prova l'azione personale la Capone, ma commette anche invasione, quindi l'eventuale gol non sarebbe andato a buon fine. Due minuti e 20 secondi alla fine, 5 gol di vantaggio per il Casalgrande, che non ha nessunissima fretta nell'andare a concludere. Giustamente preferisce far trascorrere il tempo cercando di giocate sicure. Ancora Furlanetto, tenta il passaggio da Mangone. Ottimo il passaggio sulla Orlandi che Mancina va a chiudere sul palo più lontano e porta più 6 gol di vantaggio sul Teramo. Un minuto e 30 alla fine. 6 gol sotto. La Palarie sulla Chandler, cerca il cambio di direzione, non gli riesce, ancora Palarie, tenta l'azione personale, la Mamette, libera la Mamette che va a concludere bene, la Palarie si è attirata addosso ai due difensori, ha lasciato spazio alla compagna che ha potuto tirare senza difficoltà. Recupera palla il Terovo dopo un palo del Casalgrande. È buonissima l'azione dell'Artoni che resiste anche a un fallo, non perde palla, continua a caparbi alla sua azione e va a portare a 22 gol del Teramo, ormai siamo all'interno dell'ultimo minuto, 40 secondi alla fine. Vediamo se riusciamo a assistere ancora a uno, massimo due gol. C'è una palla persa dalla centrale. Va la Mamette in solitaria, ma la Bordoni gli si oppone benissimo, deviando palla sul fondo. Altra occasione sfumata per il Teramo. Mangoni si libera, passa palla ma commette sfondamento. Recupera palla la Orlandi, che non sbaglia, è sul filo della... Scusate, la Capone sul filo della sirena va a segnare il 23° gol per il Teramo. Ed quindi la partita chiude con il punteggio di Teramo 23, Casalgrande 26. Dal Papa Giovanni Paolo II di Pescara, Dino Nebuloso vi saluta e vi dà appuntamento per la prossima occasione. Buonasera a tutti.